In attesa del nuovo governo, quello uscente dagli ultimi aiuti al mondo della ristorazione, crediti d'imposta sulle bollette e sostegno per acquisto attrezzature, le associazioni del settore turistico e ospitalità chiedono però aiuti al nuovo governo. Nuovo governo i cui piani sul turismo sono ancora tutti da chiarire. Poi ecco la nuova puntata di Spunti di Vista domani su Horeca Channel Italia. Ancora turismo, ma anche metaverso. Horeca Short News è offerta da Icon, la nuova forma dell'acqua. Maschio di Cavalieri, la differenza è nel cuore. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Horeca Channel Italia. E allora, in attesa del nuovo governo, quello uscente battezza gli ultimi provvedimenti a favore del settore Horeca, i famosi 14 miliardi di euro a pioggia su tutte le imprese italiane, comprese ovviamente quelle che operano nel fuoricasa. Per costoro, nello specifico, i benefici più rilevanti sono il credito d'imposta pari al 30% sulle bollette elettriche di ottobre e novembre per chi ha i contatori di potenza disponibili pari o superiori ai 4,5 kW. E credito d'imposta sul gas pari al 40% per le bollette di ottobre e novembre. Infine, una proroga fino al 31 dicembre 2022 per le procedure di semplificazione per allestire i DEOS. Poi ci sono un'altra manciata di milioni che vengono dal decreto per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, 56 per la precisione, ripartite fra il 2022 e il 2023 con un tetto massimo di 30.000 euro per azienda, somme erogabili a fronte di spese esclusivamente per l'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali durevoli. Al momento quindi tutto qui, l'attesa ora si rivolge al nuovo governo. Le associazioni di categoria ovviamente fremono, il mondo del turismo nello specifico reclama attenzione, il turismo sia una priorità del nuovo governo e questa è la richiesta appello lanciata dal presidente di Federturismo Marina Lalli, la quale ribadisce quanto i costi che le imprese del turismo hanno dovuto sostenere in questi mesi stanno portando i bilanci in perdita e le prospettive per il prossimo periodo sono tutt'altro che rose. Le spese per tenere aperte le strutture sono superiori ai margini operativi e quindi la soluzione per molti operatori sarà quella di chiudere in anticipo. Cosa potrà fare il neo governo per il turismo? Andiamo a guardare da vicino le promesse elettorali e leggiamo nel programma di Fratelli d'Italia tre punti chiave. Primo punto, dare vita a una campagna innovativa per promuovere maggiormente la bellezza italiana nel mondo. E vabbè. Poi creare un coordinamento tra le promozioni regionali e la promozione dell'Italia all'estero. Poi supporto alla digitalizzazione dell'intera filiera del settore turistico e della cultura, stroncare il fenomeno dell'abusivismo ricettivo attraverso una regolamentazione chiara e poi completare la riforma delle professioni turistiche e aggiornare il codice del turismo. Staremo a vedere. E restando sul tema turismo, non perdetevi domani la puntata di Spunti di Vista, dove parleremo di turismo e ospitalità in modo molto innovativo. Turismo, ospitalità e metaverso. Ne parliamo con uno dei massimi esperti italiani, Simone Puorto, docente MBA, giornalista specializzato in travel tech e autore di due bestseller sull'hotel marketing. Scopriremo quanto la tecnologia può e potrà contribuire a rilanciare questo settore fondamentale per l'economia del nostro paese. A domani!